diciamo due parole, ormai è un appuntamento fisso questo della presentazione in promo, dal vivo, della nostra rassegna. Quest'anno compiamo 30 anni di Teatro Garage e siamo in questo teatro da 30 anni di Teatro Garage, quindi ci siamo regalati 30 spettacoli, uno per anno, 28 più 2, 30 spettacoli per 30 anni, un altro anno forse ne facciamo 31, vediamo. Lorenzo, innanzitutto un bilancio della stagione estiva. Sinceramente non è andata benissimo, perché noi abbiamo fatto il grosso del lavoro a luglio ed è stato il luglio più freddo e piovoso degli ultimi 50 anni, quindi è andato discretamente bene, insomma poteva andare meglio se avessimo avuto un tempo migliore. Ora, nonostante la crisi, una stagione ricchissima come al solito. Noi non molliamo, l'ho già detto e lo ridico, una stagione straordinaria, 30 appuntamenti, qualche grande nome, grandi spettacoli di drammaturgia contemporanea, spettacoli durante i quali raccontiamo delle storie intriganti, divertenti e cos'altro. No, andiamo avanti. Prospettive in termini di spettacoli, qualche anticipazione? Sì, no, noi quest'anno facciamo due produzioni nuove, Ritorno a Dorani di Bruno Rombi, uno spettacolo su Costantino Nivola, un personaggio straordinario che scappa dalla Sardegna ragazzino con la terza elementare, diventa uno degli scultori più importanti d'America, e un lavoro un po' sulla formula degli altri che ho già fatto negli anni scorsi su Giacomo Leopardi, io Giacomo Leopardi. Queste le produzioni nuove, ma anche due riprese del lavoro con la Ciangottina e con Deborah Caprioglio. C'è grande attesa poi per il trasferimento alla nuova sede, ci sono notizie su questo fronte? Ancora no. Come conoscere Genova, grazie dell'ospitalità, perché sappiamo che saremo di nuovo qua il 21 febbraio. Ah, perfetto, c'è questa operazione sulla lingua genovese il 21 febbraio e sono sicuro che funzionerà anche quest'anno. Grazie mille, ragazzi. Allora, la didattica quest'anno al Teatro Garage. La didattica quest'anno tantissime cose. Abbiamo il nostro corso di teatro che da anni ormai proponiamo, che è strutturato in tre livelli, e la caratteristica è proprio che è un corso aperto a tutti. Ci fa piacere dire questo perché crediamo che lo spazio di creatività, lo spazio per misurarsi con i nostri talenti che magari abbiamo in qualche modo messo da parte perché nessuno ci ha chiesto di tirarli fuori, sia davvero un diritto di tutti, per questo noi apriamo il nostro corso a tutti. E poi abbiamo una nutrita proposta di stage che vanno da quello dell'educazione musicale, anche questo è rivolto sia a chi sa già di musica sia a chi è assolutamente profano, perché l'idea è quella di imparare a riconoscere la nostra musicalità. E poi c'è ancora un corso per imparare a scrivere per il teatro, ci sono corsi più prettamente teatrali come quello sul cabaret tenuto da Canivesio o quello sul monologo teatrale tenuto da Lorenzo Costa. Tutte informazioni che si trovano sul nostro sito www.teatrogarage.it, che è stato fra l'altro rinnovato di recente e speriamo in senso di maggior leggibilità. E devo dire che secondo noi l'attività didattica è qualcosa che aiuta tutti non solo ad avvicinarsi al mondo del teatro e non solo, come dicevo prima, a trovare le proprie possibilità, le proprie capacità, ma che rende in qualche modo anche le persone che si avvicinano a questo tipo di corsi degli spettatori più consapevoli. Segnalato sul sito e segnalato anche su Facebook. Siete presenti e segnalati su Facebook, sì. Grazie mille.